tasso di interesse dell'Australia, che dovrebbe rimanere invariato, la direzione sulle decisioni relative al tasso di interesse. Poi attenzione all'indice direttore degli acquisizioni e costruzioni, che questo è leggermente negativo. Poi il discorso del Presidente della BCE e la GAV. Alle 14 previsione delle EIA sull'energia nel breve termine. Poi abbiamo alle 16 nuove lavori Jolt. E poi il discorso della Presidenza della Federal Reserve Powell. Come vedete, giornata abbastanza tranquilla. Partiamo dai nostri grafici euro-dollaro. Allora, l'euro-dollaro ieri ha fatto una candela positiva. Vi ricordate che io settimana scorsa vi avevo detto che se rompeva questa resistenza che avevo messo in rosso, poteva allora continuare il suo percorso e poi andare a vedere, a prendere la resistenza dinamica e magari questa pin bar qui. Però attenzione, perché qui la media 50 ha respinto e per il momento sì, siamo in un G1, c'è un incrocio, però starei attento prima di aprire posizione, vediamo se romperà questa resistenza o no. Poi andiamo a vedere il GBP USD, anche lui ha fatto ieri una candela positiva, vedete che sta salendo, siamo in un G1. Vediamo se riuscirà a rompere la resistenza dinamica e allora continuare il suo percorso al rialzo. Per il momento la nostra sterlina non ha quella grande forza. Per il momento aspetterei prima di fare qualsiasi cosa. Il dollaro yen, ormai sono detto da più di un mese, fatto ieri una candela positiva, vedete, siamo in un G2, però un G2 che veramente non ha forza, vedete, con la media 50 sta respingendo l'attacco. Finché non rompe questa media 50, rimane ancora short. Staremo a vedere che dove andrà a finire il nostro, come si chiama, il nostro dollaro yen. Per il momento io ho già spostato lo stop, lascio così perché siamo anche in una fase di lateralità. Poi il AUD USD che ieri ha fatto una candela positiva, vedete che avevo messo questa resistenza in rosso. Finché non la rompe, oggi c'è i tassi di interesse, potrebbe continuare, però io sul nostro Australian Dollar non faccio niente, perché per il momento non ci vedo, non forza nelle candele. Il dollaro canadese che, come potete vedere, vi ricordate che avevo detto che se non rompeva questa media 144 o la 200 non avrebbe continuato. Infatti vedete che sta ritornando al ribasso. Per il momento sul dollaro canadese non ci sono le condizioni di entrare, sempre candela negativa, per il momento si aspetta. Dollaro messicano dove al momento, su un istante, fatto un'altra candela negativa, vedete che ha fatto un G1 un po' molto strano, partito per poi ritornare subito short. Probabilmente anche qui, finché non rompe questo 22,99, non ci sono le condizioni per entrare. Per il momento non facciamo niente, aspettiamo di vedere che cosa succede. Poi, dopo il dollaro messicano, andiamo a vedere le cripto. Ethereum che ieri ha fatto una candela, come si chiama, negativa. Vedete che è sceso, siamo sempre in un G2, siamo sempre sotto la media 21, la media 50. Per il momento non ci sono le condizioni per entrare, aspetto di vedere che cosa succede. Siamo anche, come dice qua la TSI, in una fase di laterale, vedete che qui per il momento vediamo se riesce a tenere questo minimo. Poi il Bitcoin, come potete vedere, eccolo qua la situazione sul Bitcoin. Situazione sul Bitcoin, solo un istante che mi sta caricando, eccolo qua. Vedete che siamo anche qui in una fase laterale, vedete che non ci sono gli elementi di entrata. Per il momento anche qui si aspetta un G1 che potrebbe essere partito questo, attenzione qui 34, vediamo se tiene questo momento. Questo potrebbe essere la partenza del G1. Per il momento qui non facciamo niente, aspettiamo di vedere che cosa succede. Andiamo a vedere US dollaro. US dollaro che l'ho perso. Dov'è l'US dollaro? Non lo trovo più. Allora faccio probabilmente il gold.
Ecco qua il gold che sono entrato ieri, siamo in un appuntamento, ho fatto ieri una candela positiva, una doji, per il momento siamo qui, c'è un incrocio, vediamo se avrà la forza di andare a prendere la media 50, ha solo rotto la 1 per 1, vediamo se riuscirà ad andare a prendere i 1944, per il momento potrebbe essere questa la partenza del G3. Dopo il gold andiamo a vedere il petrolio. Un petrolio che ieri ha fatto un'altra candela positiva. Siamo in un G2, siamo però sempre in una fase di laterale. Vedete che finché non rompe la media 50, vedete qua che è piatta, è inutile parlare di long, in questo momento siamo in tanta incertezza. Dopo il petrolio andiamo a vedere il Dow Jones. Dow Jones che ieri ha fatto questa candela bellissima, candela positiva. Vedete che allora questo è il G2 confermato. Questo è il G2. Qui lo metto come G2, eccolo qua. Scusate, ecco G2 qui adesso potrebbe, però vedete che un G2 che non ha forza proprio per il momento si sta salendo, però non ha questa grande forza. Sugli indici starei attento prima di aprire posizioni perché vedete che non c'è quella grande forza. Potrebbe andare a riprendere, vedete, se rompe i 28.340, potrebbe continuare la sua salita. Però per il momento non facciamo niente, aspettiamo. Dopo il Dow Jones andiamo a vedere il DAX, un DAX che anche lui ieri ha fatto una candela positiva, però anche qui siamo in un G1, per il momento finché non rompe la media 50 è inutile parlare di long. Poi dopo andiamo a vedere il nostro Copper. Copper che ieri ha fatto una candela doji, per il momento siamo chiuso sopra la media 50, però siamo in un G1, questo vediamo che lo porto qua, dovrebbe essere questa la partenza del G1, staremo a vedere se è questa, continuiamo il numero delle candele, per essere più sicuri vedete che qui a qua ce ne sono 37, per il momento aspetterei prima di aprire una posizione al rialzo. Poi, dopo il copper, andiamo a vedere la soia, dove la soia io sono dentro posi in attivo. Vedete che ieri ha fatto la candela d'oggi, probabilmente anche qui aspetterei di vedere che cosa succede. Vediamo, io penso che potrebbe andare a ritornare a 1049, per il momento siamo in un G4, aspettiamo di vedere che cosa succede. E dopo la soia andiamo a vedere il gas. Non c'è, va bene, vuol dire che devo andare a cercare dove mi si è tolto perché avevo fatto un aggiornamento. Comunque, grazie, io vi auguro una buona notte e ci sentiamo domani. Ciao a tutti.